in provincia di Chieti, alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati confermati molti sindaci, alcuni al terzo mandato. Tra questi, Vincenzo Mammarella ha ottenuto nuovamente la carica di sindaco a Casa d'Incontrada. La sua lista civica per Casale, Trasparenza e Partecipazione ha conquistato il 61% dei voti, superando la sfidante Concetta Di Luzio che con la lista Viviamo Casa d'Incontrada ha ottenuto il 39%. Siamo soddisfatti, sono soddisfatto per me, per la cittadinanza, ma lo sono soprattutto per questa squadra che siamo riusciti a mettere in campo, perché saranno loro a gestire il nostro comune, un attestato che va a me ma soprattutto a loro. I cittadini hanno compreso la nostra attività. In 10 anni siamo riusciti a coinvolgerli, a lavorare con loro. Eravamo convinti di avere un risultato positivo. Abbiamo gestito il possibile, abbiamo gestito anche l'impossibile. Risultati importanti sull'aspetto sociale, con un asilo nido che fiora all'occhiello di tutta la cittadinanza e dei paesi limitrofi. Io ritengo che il successo sia derivato molto da una parola d'ordine che i miei candidati hanno ripetuto più volte, cioè l'ascolto. Abbiamo messo in sicurezza il territorio. Oggi possiamo convogliare le nostre forze con progetti che avevamo già in essere da qualche anno. Il primo, il più importante, a cui tengo in particolar modo, è il completamento dell'istituto scolastico. Abbiamo un contributo, siamo in una importante graduatoria regionale per 2.600.000 euro. Siamo convinti, siamo sicuri che il prossimo anno arriveranno questi fondi per poter completare la nostra struttura. Tra le nostre priorità, sempre attenzione al sociale, dobbiamo coinvolgere maggiormente le attività, le associazioni, vorremmo ricostituire un polo bandistico a livello regionale. Abbiamo già sul territorio attività culturali, Cesare De Lollis, abbiamo un centro di documentazione delle abitazioni in terra cruda. Vogliamo continuare a promuovere il territorio. Vengono da noi tutte le scuole d'Abruzzo, vengono a visitarci tutte le settimane. Quindi la promozione è al nostro primo posto. Abbiamo negli ultimi anni l'acquisizione di immobili importanti da parte di cittadini extracomunitari e comunitari. È una soddisfazione. Vuol dire che in questi 10 anni abbiamo promosso il territorio, abbiamo promosso Casa d'Incontrada.